Scusa, noi dovevamo andare, vi disturbo un attimino, ancora andiamo ancora a Londra, perché pensavo che Paolo e Chiara fossero nella nuova location a Londra. Vediamo. Collegamento con Londra. Non è che qua, siccome uno è a Londra, bisogna fare collegamenti di continuo. Ma questo sono al festival irlandese, mi sa che c'è un posto che sarà a Londra. Eccole qua, festival irlandese. Insomma. Tribe Generation. È un gruppo irlandese qua dietro di musica tradizionale, andiamo ad ascoltarceli che magari ci viene anche qualche ispirazione. Va bene. Tanti che suonano al pub irlandese, guarda che belli i tamburelli. Tutti cioè ubriachi, Ringo. Chi mi piace dei gruppi irlandesi? Vicky Pogues? Ma a me piacciono solo quelli che suonano sui nostri dischi, cioè ad esempio i Cici. In Inghilterra l'Irlanda è più che un mito. Sì, infatti la comunità irlandese rappresenta una presenza veramente concreta, sia sociale che culturale. È di questi ultimi anni il fatto che i cosiddetti monitoraggi etnici, si chiamano così, considerano gli irlandesi in Inghilterra una vera e propria comunità etnica, con leggi speciali e con una serie poi di servizi a loro riservati. Tribe Generation. È finito il collegamento. Palle chiare, perché mi sa che si mettevano a bere il vino, ragazzi. 4 secondi di collegamento. Con degli ubriachi che sono fatto in molì. Prossimo collegamento solo la connessa. Tribe Generation, ammettetelo. Eravate collegati con Campobasso. Beh, in effetti. Oddio. Attenzione. Chi è questo? Il ghiaccio. Non avete capito anche a casa che stiamo parlando di mite e leggende dello sport. Grande chitarrista. È vero, riciclatosi chitarrista blu. Mi piaceva quando spaccava le racchette. Esatto, io lo apprezzavo molto quando insultava l'arbitro, perché trovava sempre degli insulti originali. Guarda, Johnny Maggio! Johnny Maggio! Ma è giugno! Ma indietro di un mese! Che bello, che emozione! Guarda che bello! Oh ragazzi, questo sì che è un mito e una leggenda insieme, eh! Voi io so che siete grandi esperti di baseball, perché ci giocate anche. Anzi, come si chiama la vostra squadra? Ares Milano Baseball. Serie B. Salutiamo. Primo posto. Ma diciamo che in questo momento siamo a pari merito al primo posto. Chi è che batte di voi due? No, questa domanda, Ringo, non puoi farmi questa domanda. Ti interrompete il collega. Veramente, cioè basta, io non voglio più stare qui. Tutti battono, non c'è nulla amici, di male. Non ce lo chiedete più, se ci incontrate ma io non ci chiedete chi cosa, è che batte. Però. Nel baseball tutti battono, ecco. È chiaro. Il tempo passa, sia corsa la candela, sia quella della vita che quella della moto. Perché c'è dentro un nano nel motore che lima la candela. Te l'avevo detto, c'è un nano, ma tu non mi hai creduto e l'hai comprato di seconda mano. Ragazzi, siamo nel cuore della notte con la nostra Tri-Mobile, la nostra limousine. Sono qua con Elio, le storie tese. E Lenoir ha in mano la cloche della nostra astronave. Perché questa siamo un'astronave. E Lenoir è il momento. Poi in mano la situazione. È il momento che, sai che io ho questo vizietto che devo prendere. Ho un vizietto, ragazzi. Che bella cosa. Tu fai benissimo. Credeva. Mi hai fatto impressione. Credevate che l'abbiamo detto. Ma che faccia c'hai? Ho detto, perché c'è che dicendo a voi tre, scusate, che io ho un vizietto quest'ora di notte, che è quello di andare a fare un giro per le edicole, una rassegna. Ah! Le cassettacce. A Lenoir piace molto perché poi li porta i regalini anche a lei, contenta. Cioccolatini, adesso è una cosa. Sei un po' ciccio. Come sei tenero. E anche a voi porterò qualcosa. Grazie. Oserei chiedere cosa volete da un'edicola? Rotocalchi. Aggiornati, sì. Voglio VIP. Chi? Voglio visto. Cioè Novella. Eva 3000, tutto. Va bene. Vedi se mi trovi anche un fumettino tipo quelli di cui parlavamo prima. Va bene. Succhia cimiteria. Vi lascio qua, ok? Grazie. Ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Io arrivo, ciao. Ciao. Vengo da voi. Ringo to the articulation. Yes. Ma lei si chiama Eleonora Casalegno o Eleonora Maisonbois? Finalmente sono arrivata anch'io dietro. È arrivata a casa. Salgo, chiudete gli occhi, per favore. Bravi, non si deve vedere. Guarda che l'occhio vuole la sua fase. Sì, pure. Cioè, anch'io ho tenuto una fessurina. Ce l'ho fatta. Ho tenuto una fessurina anch'io. Ah, sei entrata, non me l'ho neanche accorto. Ho buttato giù mezzo schermo, ma ce l'ho fatta. Eleonora, noi siamo pronti su qualsiasi argomento, se vuoi chiederci fallo pure. Sì, va bene. Passerei allora la prima domanda. Ecco qui la nostra prima domanda da 2500 lire.
dove vuoi portarci? Dove vuoi portarci? Una domanda che definirei. Mi si era tappato l'orecchio mentre lo dicevo. Fai così, che deglutisci come in aereo. Brava. Ecco, bravo, così se ti comprimi poi va via, bravo. Okay. Una domanda che definirei marzulliana. Oh mamma mia santissima. Se oggi Elio e le storie tese non fossero Elio e le storie tese, cosa sarebbero diventate? Cosa sarebbero Elio e le storie tese? È semplicissima la risposta. Saremmo i Litfiba. Saremmo Litfiba, saremmo un gruppo rock, saremmo un qualcosa. Comunque saremmo. Però amici. Sareste qualcosa. Sì, saremmo qualcosa, saremmo amici, avremmo comunque realizzato i nostri sogni. Certo. In qualche campo. In qualche campo abbiamo fatto bene nella musica, bene insomma, abbiamo fatto delle cose nella musica, avevamo dei sogni anche in altri ambiti. Vabbè Lenoir, ma il nostro corpo statuario parla chiaro, scusami. Se non potevate non essere Elio e le storie tese. Ma no, ma non avessimo fatto i musicisti, come minimo eravamo nel jet set come modelli, come comunque... Certo, beh mi sembra, anche questa era una battuta? No, assolutamente, sai che abbiamo preso parte a un film, quindi... Possiamo parlare di questo film? Possiamo parlare di questo film? Un film altamente culturale che certo. Io purtroppo non ho potuto vedere. Non l'hai visto? Mi dispiace, non l'ho visto. Se magari mi regalate la cassetta. Forse per la tua età, forse. Non so se è ancora l'età. Sono maggiorenne. Ho compiuto i 21 anni, 18 anni, ma tutto. Ho fatto anche la maggioretta bambina. Quando? Quando ero molto piccola. Dove? A Ravenna. Comunque guarda che una cosa importante è che in ogni caso il film che noi abbiamo girato non è un film porno, no. Come molti hanno... Erotico. No, neanche. No. È un film di petting estremo. No, petting estremo. Sostanzialmente il petting è accettato, giusto? I giovani fanno petting, gli adulti fanno petting. Cioè petting solitario o in compagnia? No, in particolare noi che... No, esatto. Anche qui un filo sottile. Si parla di petting... Non auto petting. Esatto. Non è già solitario. E poi ci tengo a precisarti che noi musicisti amiamo molto il do di petting. Sai qual è l'uccello? Che simpatici. Sai qual è l'uccello che fa petting? L'uccello padula. Il petting rosso. L'uccello padula. Il petting rosso. L'hai detto tu. Perché sei molto più. È un malumorismo di una lega. Qual è la più grande fantasia erotica che non avete mai avuto? Porca vacca. Porca la miseria. Fare l'amore con un'elefantessa. Cioè? Grande. Con gli animali. Grande spazio. Erotico. No, grande. Era una battuta, Lenoir. Grande, fare l'amore con un'elefantessa. Porca miseria. A me piacerebbe molto fare all'amore fino a che fa male e fare l'amore fino a che c'è. Già stato fatto. Io non l'ho mai fatto. Avete mai provato il desiderio di cambiare sesso? Cambiare sesso? Sì. Guarda, io sinceramentissimo no. Guarda, io una volta in spiaggia ho cambiato sasso. Tu caro, cosa credevi di scappare? Ma lui, marito... Come fa? Però ho acquisito... Come fa? Anche se avesse avuto voglia. Anche se avesse avuto voglia. Come fa a dirlo con i suoi figli? Che lo guarda. Come mi presenta da... Bambini. C'è dei bambini. Insomma. Ma è la madre lui, no? Ma anche per un giorno, voglio dire, un giorno solo non vi è mai capitato. Non si mente mai ai propri figli, neanche per un giorno. Anche Gino. Che reazione avreste se tornando a casa? Sì. Voi trovaste la vostra donna. Aspetta. In questo caso tua moglie sì. A letto con un'altra donna. Io sarei contento. Ma guarda, io chiedo se umilmente posso svolgere qualche mansione. Anch'io. Ma anche solo contemplativo. Se non vi dispiace mi siedo qui e guardo. Al limite se avete bisogno di me mi fate un cenno, ecco. Tu Elio? Io penso che perderei i sensi. L'amore. Non avrei nessuna reazione. Perderesti i sensi. Faccio come atto di forza. Manca quando vengono buttati fuori su mare. Guarda che ti escono gli occhi! Questa sarebbe la mia reazione, credo. E non faresti nulla. No, beh, impassibile. Come faccio? Ma qua è impassibile. Sarei... Ma saresti incazzato? Perderei i sensi. Non farei in tempo. A capire? Sì, perché è veramente... Ma io sarei stupefatto. Questa sarebbe la attacco di panico. Stupore, però poi entusiasmo. Sapete cosa vi dico? Sì. Che io adesso vi porto in un ristorantino veramente chic
a mangiare. Uno di quei baracchini che stanno in mezzo alla strada, tra smog, automobili, panozzo. Questo è fuori. Sei via. Sì. Ma adesso voi uscite di qua e io esco di là. Dai, apri. Apri. Fammi 5, Eloy. Ma dammi 4. Siamo alla sinistra adesso. Avanti ragazzi, andiamo, ci facciamo questa bella sana mangiatina. Ma sai che ho fame? Ho anche sete. Sì, anch'io abbastanza. Ho voglia di tante cose. Ma poi cosa bella fregatura, ma non me l'ho proprio da solo. E va bene, è questa. È così. Finalmente sono padrone della mia Trimobile da solo, va bene. Mi posiziono qua, eccoci qui. In quel di ma siete dei buon gustai, bevitori, bevete. Sì. Anzi, brindiamo a questa sua bevinina. No, io non bevo, io vi guardo. Ma if you want to assage the beer, no, the beer I, no, the I don't but posso assage. Assage magari Coca-Cola. E assage questa Coca. Drink the Coke with the secret ingredient. Caffeina? Non si sa, non l'ha mai saputo nessuno qual è l'ingrediente segreto della Coca-Cola. Pensate che dicono che soltanto 7 persone conoscono l'ingrediente della Coca-Cola. Sì, sono i magnifici 7, sono tutti morti. Oh ragazzi, sono qua per questa sosta, ne approfitto per fare un po' di manutenzione al motore della Trimobile, perché Eleonora quando guida poi me lo sollecita questo motore. Questo motore è molto delicato, ad alta tecnologia. Qua dentro è tutto altamente tecnologico, un po' come il mio Tribe TBI, un orologio da polso nuovissimo della Tribe che tra i giovani sta spopolando. Sapete perché? Perché è bellissimo. Anzi, ve lo faccio vedere meglio, ve lo accendo. Vedete, con Tribe TBI non rimarrete mai al buio perché il quadrante si illumina di azzurro, vi permette di leggere l'ora come in un piccolo televisorino a 2 pollici. Un gran bel look notturno per la nostra Tribe Generation, qualcosa di veramente alternativo. Qui non si vede più nessuno e anche Leonardo deve dare un'occhiata al nostro TBI. Quei chiacchieroni si staranno svuotando il chioschetto, stanno svuotando. O saranno andati a cercare un Tribe TBI anche per i nostri amici, visto che noi siamo sempre in giro di notte. Invece voi amici di Tribe Generation, se cercate un Tribe TBI, ricordate di cercarlo in un negozio autorizzato Tribe. Potete trovarlo solo lì, oppure contattate un numero verde 1678200008. O se no abbiamo anche un bel sito internet. Lasciate il vostro segno anche al buio col nuovissimo Tribe TBI. Life is short, leave your mark.